Un saluto a tutte e tutti voi dal vostro Sant'Enciano. Come ho accennato nello scorso video, mi dedicherò a fare dei video per i quali YouTube non mi toglierà la potestà di pubblicizzare, di monetizzare il video. In pratica io ho sempre girato sul Movimento 5 Stelle e ho girato sulle mie proposte pentastellate e ho sempre potuto monetizzare i video. Di rigore quindi farò un video sugli ultimi accadimenti e sulle ultime gesta del Movimento 5 Stelle e sperando di poter monetizzare anche questo video. Tanto poi non servirà un cazzo perché non credo che raggiungerò le 100.000 visioni prima di un anno. Quindi io monetizzo, poi i soldi non me li danno. Vabbè. Allora, frappè, in 3, 2, 1, il tema del giorno che voi già sapete è sul Movimento 5 Stelle. Ciak! Ciak! Si gira. Vabbè, sto seduto, quindi mi giro un po'. Dicevo, tornando seri, che io già da più di una settimana sto seguendo le vicende del Movimento 5 Stelle. E non sapevo che c'erano molte regioni, molti comuni a guida pentastellata. Oh, che sorpresa! Caramba, che sorpresa! Non me l'avevano detto. Vabbè, mi sarei dovuto informare io. Non è che un assessore comunale, un sindaco mi citofonano, mi chiamano al telefono, dicono: guarda, sono pentastellato. E poi in base a che differenziare un pentastellato da un non pentastellato? E quindi sono un nuovo sindaco pentastellato. Però ho saputo che adesso stanno anche loro sguazzando nella corruzione. Certo, loro chiariscono, e in questo hanno ragione, li abbiamo espulsi prima. Ma come? Non erano differenti loro al resto dei politici, soprattutto del PD e del PDL? Vabbè, li hanno espulsi. Ma che significa? Che c'erano dei corrotti fra le loro fila. Magari ci saranno anche stati dei corrotti fra le loro Adidas e le loro Timberland. E questo mi ricorda la vecchia diatriba che c'era prima che Berlusconi si ritirasse fra PD e PDL da Bruno Vespa, che facevano le scenate, le arlecchinate, no? Che uno diceva all'altro: voi avete più assessori corrotti? Sì, ma voi ne avete di più in carcere. Noi li abbiamo espulsi, dicevano quelli del PD, appena abbiamo saputo. Gli altri no, però ha dovuto ricevere un avviso di garanzia. E allora gli dicevano a quelli del PDL: ma voi ancora li tenete? Anzi, avete dei deputati e dei senatori in carcere che hanno ancora il loro mandato e operano dal carcere. Beh, tutto questo balletto inutile dell'inutilità adesso lo ha ereditato il Movimento 5 Stelle. Dicevano che loro sarebbero stati il nuovo nella politica, che entravano a portare una ventata di fresco, che sarebbe tutto cambiato, la politica non sarebbe stata più la stessa.
e che il vecchio sarebbe morto, sparito, caput, sostituito da loro, che sarebbero stati la prima forza nel paese, e niente, e che sarebbe sparito tutta la corruzione, tutto il vecchio. Adesso si viene a sapere che vogliono governare assieme al PD perché loro sono la terza forza politica, perché dopo l'esploit iniziale hanno perso consenso, perché all'inizio si pensava che arrivavano primi. Poi però c'è stato un retrocesso nell'amministrativa, hanno guadagnato molto. Poi nelle elezioni politiche, cioè nazionali, hanno perso terreno. Lo ha guadagnato quelli del PD. Adesso vogliono fare alleanze col PD e poi con mezza estrema destra europea. E non so che orientamento abbia il Movimento 5 Stelle, a parte l'onestà dei suoi integranti, che vuole devolvere il denaro che non gli serve delle sovvenzioni pubbliche. Quindi governano con l'onestà. È una cosa molto bella. Ma poi scopri che per avere voti non basta l'onestà in Italia. Anche loro devono avere degli alleati mafiosi. Anzi, non sai se sono loro che devono avere degli alleati mafiosi o sono i mafiosi che si devono alleare con loro. Però, ecco, se continuano a farlo quelli del PD e del PDL, è un disastro. Io, francamente, sempre che a qualcuno freghi un cazzo, ho fatto un altro video nel quale faccio vedere che, dato che io voto per posta, che io ho votato Movimento 5 Stelle, ho fatto vedere proprio la scheda elettorale, che metto la croce nel simbolo Movimento 5 Stelle. C'è un video, se voi lo andate a cercare, dove c'è un collage di foto mie che voto Movimento 5 Stelle. Ma il bello è che io ho proposto ai dirigenti del Movimento 5 Stelle, Casaleggio, Beppe Grillo, Di Maio, che adesso se ne parla tanto di lui, di entrare nel Movimento 5 Stelle, di candidarmi. Non mi hanno risposto. Io mi sarei presentato per la decima circoscrizione perché io sono di Casalpaloco, Roma. E vabbè, non ho ricevuto risposta. E adesso vengo a sapere di tutti gli assessori corrotti dal voto clientelistico che loro criticavano tanto nel PD e nel PDL. Uè, dico ragazzi, ve la siete cercata voi. Avevate un onesto come il sottoscritto e ve lo siete lasciato scappare. Ma siamo ammattiti. E poi avete preso tutti quei collussi e quei corrotti che adesso avete cacciato anticipatamente, come facevano quelli del PD prima che gli scoppiasse la bomba fra le mani. Quindi non siete per niente più puliti o più originali del PD, col quale a livello nazionale volete fare l'inciucio, e pensare che quando io vi ho votato nel 2013, credo, voi, proprio voi, dicevate mai impeachment, mai compromessi con la vecchia casta, mai compromessi soprattutto con quelli del PD, perché dicevate che la sinistra aveva fatto troppi danni in Italia, che era tempo di dire basta a questi inciuci PD, PDL e
scrivavate nei blog PD uguale PD fra parentesi L, quindi era impossibile avvicinarsi al PD, meno che mai era possibile avvicinarsi al PDL. Adesso già state addosso al PD, vi siete fatti prendere in braccio, per non dire per il culo, con tutti questi inciuci nelle regioni governate dal Movimento 5 Stelle o governati per conto di qualche assessore, eccetera, del Movimento 5 Stelle, per conto della mafia. Ma addirittura vi volete avvicinare al PDL, a Berlusconi. Infatti Berlusconi una volta critica Renzi, una volta lo elogia, una volta critica Grillo, un'altra dice che bisogna discutere. Quali saranno le volte buone? Non si sa. Tanto fate finta tutti di mettervi a litigare, sotto sotto andate d'accordo, perché avete delle liti programmatiche, cioè per arrivare a dei punti tirate tanto la corda, poi cedete quando volete arrivare là dove dovete arrivare. E quindi io mi stupisco di voi, anche della mia giacca che ogni tanto, vabbè. Tanto volevate l'onestà, ricercavate l'onestà e poi rifiutate la collaborazione, almeno nel web, di persone oneste come me. E io questo lo risento abbastanza. Infatti, dopo tutti questi scandali che non dovevate fare, sebbene avete fatto molte cose buone al governo, bisogna dirlo, anche se adesso non me ne sovviene neanche una. Io non so se continuerà a votare Movimento 5 Stelle. Anzi, non so se continuerà a votare, perché per il PD non mi sembra il caso di votare. Per il PDL neanche. Poi ci sono partiti minoritari che non contano un cazzo. E quindi non so, sono molto triste perché ancora il Movimento 5 Stelle non ha fatto tutte le riforme che si proponeva. Per cambiare la vita a noi cittadini italiani. Anzi, è voluto andare all'opposizione quando poteva stare al governo. Adesso vuole andare al governo con un compromesso e con l'aiuto dei voti mafiosi. È veramente una nuova politica o una nuova forma di fare la vecchia politica? Perché il problema in Italia è questo. Chi fa le riforme per una nuova politica? La vecchia classe dirigente? E poi, se invece si fanno elezioni per eleggere una nuova classe dirigente, con che si va a votare? Con vecchie leggi riadattate per avere una nuova classe dirigente che rifletta la vecchia, perché poi possa fare nuove leggi che riflettano le vecchie. Quindi non cambierà mai un cazzo in Italia. Qua ci occorre un taglio col passato. Tagliare con i vecchi politici, tagliare con le vecchie leggi per avere tutto nuovo. Purtroppo sembra che se non si può fare progressivamente, ci occorrerà una rivoluzione, come quella del terrore di Robespierre, che ha iniziato tric 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 a ghigliottinare teste. Così i vecchi politici morivano. Poi lo hanno ucciso a lui per fare una nuova politica, perché la politica del terrore era diventata prassi. Quindi per uccidere la politica del terrore hanno ucciso Robespierre, ma Robespierre ha ucciso prima tutti i vecchi politici che si sarebbero ripresentati in una Francia repubblicana, quindi la gente avrebbe votato monarchi e aristocratici e nobili a vita, tutte le dinastie vecchie dell'Ancien Régime si sarebbero rinnovati, sarebbero diventati politici della Repubblica e avrebbero governato le intere dinastie con la facciata della Repubblica. Quindi prima hanno dovuto uccidere i vecchi politici, poi
E poi hanno dovuto uccidere questa vecchia politica rivoluzionaria uccidendo Robespierre. Chi è che si sacrifica in Italia? Beppe Grillo? Dal suo blog? Berlusconi? Renzi? Tutti loro vorranno uccidere la vecchia politica, includendosi, perché anche loro devono fare un passo indietro ormai. Fanno parte di questo sistema anche Beppe Grillo, nessuno di loro. Quindi la gente dovrebbe farlo per conto proprio, alzandosi in rivolta e facendo o una rivoluzione o una guerra civile. Siccome noi italiani siamo un popolo di mammoni e di conigli, il primo sparo ce ne andiamo, scappiamo, non faremo né una rivoluzione né una guerra civile né un atto di insubordinazione contro la classe dirigente. Questo i politici lo sanno, ci continueranno a prendere per il culo, come forse sta facendo già il Movimento 5 Stelle, che tanto rinunciano a rimborsi e tutto. Ma non vi scordate che il Movimento 5 Stelle ha iniziato avendo contatti con le ambasciate degli Stati Uniti. E quindi chi è che li finanzia? Non si sa. Magari ricevono soldi da altre parti e per questo rinunciano platealmente al rimborso delle spese dello Stato italiano. Chi li finanzia? Chi sta dietro di loro? Non vi scordate che Mani Pulite e Tangentopoli sono stati modi di distruggere la politica italiana da parte di forze ingerenti dallo straniero, soprattutto gli Stati Uniti, volevano rompere con lo sciovinismo politico italiano e ci sono riusciti. Hanno tolto Craxi dal potere, che lui era ostile all'intervenzionismo nordamericano in Italia. Vedi la faccenda dell'Achille Lauro, che non voleva dare i terroristi agli Stati Uniti. E quindi hanno fatto scoppiare Mani Pulite e Tangentopoli da fuori per distruggere la classe politica italiana e metterne una più affine. Questo non lo dico perché sono nostalgico del pentapartito e di tutti quei politici di quella generazione, ma bisogna riconoscerlo che molti partiti della Seconda Repubblica sono nati grazie a interferenze straniere. Tanto è vero che lo ha ammesso un personaggio politico nordamericano importante, che lo stesso Silvio Berlusconi è stato fatto cadere per un complotto orchestrato da Washington e portato a termine da Sarkozy e Merkel. Vi ricordate come in un meeting giornalistico Merkel e Sarkozy ridevano al solo nominare Silvio Berlusconi? Bene. Gli hanno creato una sfiducia così tale nel mondo che lo hanno fatto dimettere. E poi che è venuto? Più tribolazioni per gli italiani. Il Movimento 5 Stelle è nato così, con frequenti contatti con l'ambasciata statunitense a Roma e con viaggi in Nord America. Quali saranno le reali mete di questo movimento? Perché loro hanno fatto un non manifesto e un non programma allo stile Reinisch. Però non ci ho capito un cazzo leggendolo. E poi adesso si va avanti devolvendo le sovvenzioni, devolvendo denaro, come se quello è fare politica. Che ideale hanno dietro non si sa, però sembra che il voto di scambio mafioso non lo rifiutino, almeno qualcuno di loro. Certo, li espellono prima che vadino in processo, ma che domandino quelli del Movimento 5 Stelle se quella non è stata anche la politica dei PD, è lo stesso. Quindi voglio dire, nulla di nuovo, corrotti come quelli del PD, espulsi come quelli del PD prima del processo, poi magari ci sarà un processo che non si potrà provare nulla, li rincorporeranno e non annulleranno i voti di scambio.
Ho ricevuto dei commentari in Google Plus. Qualcuno mi ha dato del pidino. Io nella mia vita, che ho 47 anni, ho votato solamente una o due volte, credo una volta quando poi qua dopo il 2000 si è dissolto il Partito Comunista Italiano. E un'altra volta da giovane, tanti anni fa, ho votato solo due volte per non il PD. E come si chiamava? Fausto Bertinotti, per la sua coerenza e la sua conseguenza politica. E poi perché non sapevo per chi votare, non perché per due volte sia diventato comunista, per carità. Però ho votato due volte a sinistra. Ho votato qualche volta da molto giovane per la Democrazia Cristiana, ho votato anche per il Movimento Sociale Italiano, ho votato una volta per Destra Nazionale. Ecco, dopo di aver votato Destra Nazionale, mi sembra, ho votato Bertinotti, ho votato tutti i partiti politici, radicale. Non è servito mai un cazzo perché con il voto di scambio si accomodano fra di loro. Infatti, una volta io, vivendo a Casalpalocco, che era la 13ª circoscrizione, poi diventata la decima, ho votato Democrazia Cristiana perché mia madre mi diceva non votare comunista. Quando ha vinto nella nostra circoscrizione di Casalpalocco, Azza, Euro, Ostia, un democristiano, che è successo? Che nel centro di Roma, in una circoscrizione del centro, aveva vinto un comunista, che è venuto a essere a governare la nostra circoscrizione, e il democristiano è andato a governare la circoscrizione del centro di Roma. In pratica, io ho votato democristiano, io ho avuto un intendente comunista della giunta. Il bello è stato che non si è notata nessuna differenza con la gestione anteriore, che non so se era democristiana o socialista o socialdemocratica. Quindi significa che tu voti, poi fanno il cazzo che loro vogliono, e per di più non si nota nessuna differenza. Che cazzo ti fanno votare a fare? Allora tanto meglio cosa è successo ultima, quello che è successo ultimamente, che ci abbiamo avuto Renzi, Monti, senza votare, perché tanto poi o ti mettono chi vogliono loro o fanno comunque quello che vogliono loro, mettono uno di destra che farebbe quello che avrebbe fatto uno di sinistra, mettono uno di sinistra che farebbe quello che avrebbe fatto un democristiano. Votare a che serve? Boh. Però con questo rispondo a quelli di Google Plus che mi hanno dato del pidino. No, ho votato i due estremi anche, MSI e Partito Comunista, in protesta. Ho votato pure la Democrazia Cristiana quando c'era Andreotti. Ho votato Partito Radicale di Pannella. Ho votato Partito Repubblicano. Ho votato tanti che neanche me lo ricordo. Tanto poi uno vale l'altro. Però non ho mai votato Partito Democratico. Non ho mai votato la Margherita. Non ho mai votato la Quercia. Non ho mai votato tutti questi partiti intermedi di una sinistra che non è sinistra. Ho votato la sinistra marxista di Bertinotti e il Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante, quando ero molto giovane. Mi sembra che poi ho votato per Bertinotti, no? Un colpo alla botte e un colpo al cerchio, no? Tanto per. E questo in risposta delle mie preferenze politiche. E ogni partito, devo dire, mi ha sempre tanto deluso. Tutti quelli che ho votato. Adesso mi sta deludendo il Movimento 5 Stelle.
non ci sono i risultati che mi avrei aspettato, e soprattutto per questa faccenda della corruzione. Io spero che si risolva tutto al più presto e soprattutto che il Movimento 5 Stelle non si perda nella palude e nei miasmi delle liti politiche, ma faccia quello che la gente si aspetti che faccia, altrimenti perderà consenso. Beh, questo è tutto. Ho parlato circa dei casi di inciuccio degli assessori, dei sindaci, eccetera, del Movimento 5 Stelle, della politica italiana degli ultimi 47 anni. Scusate se è poco, di più non posso perché ho 47 anni. E vi lascio. Comunque, ditelo a quelli del Movimento 5 Stelle: in Sant'Enchan c'è una persona onesta che vorrebbe militare nel partito. Dategli un incarico, magari come assessore della giunta comunale di Casalpaloco e dintorni. Sono disoccupato, quindi mi basteranno 10.000 euro al mese per pagare tutte le mie spese. Vabbè, allora vi lascio. Grazie di vedere i miei video e alla prossima. Non voglio che questo si faccia troppo pesante, perché altrimenti lo carico e lo edito in ore. Ciao e alla prossima. Ah.